Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: i talent show di cucina negli ultimi anni hanno spopolato su tutte le reti televisive, facendo appassionare telespettatori di tutte le età. Il pubblico che si sintonizza da casa, infatti, non solo si interessa alla preparazione dei piatti, ma segue con partecipazione anche l'aspetto umano delle trasmissioni. Uno dei programmi più apprezzati è senza dubbio MasterChef, diventato vero e proprio fenomeno di culto nel panorama televisivo, che ha dato vita anche a numerosi tormentoni ormai entrati nel linguaggio comune. Se possiamo dire che i giudici sono le vere e proprie star del talent, gli spettatori però si entusiasmano anche per i concorrenti, magari radunandosi anche fra gruppi di amici per assistere alle puntate, facendo il tifo per l'uno o l'altro partecipante. A destare la curiosità e l'interesse del pubblico non è soltanto l'abilità tra i fornelli dei personaggi in gara per la vittoria, ma anche il loro carattere e la loro storia personale, con il percorso di vita che li ha portati davanti alle telecamere. Rachida. La vita prima e dopo MasterChef Italia. In questo senso, uno dei nomi che al pubblico televisivo di MasterChef Italia è rimasto particolarmente impresso è quello di Rachida Carrati, che ha partecipato alla terza edizione del Cooking Show, tra il 2013 e il 2014, non ha vinto, perché a trionfare in quella stagione è stato Federico Ferrero, ma si è comunque fatta notare lasciando un segno sia in studio che fra i telespettatori a casa. Prima di approdare nella cucina di MasterChef Italia, la vita di Rachida non era stata sempre delle più facili. Nata in Marocco, si era sposata ed era diventata mamma della sua primogenita Leila, ma poi era rimasta vedova, dopo essersi trasferita in Italia. Qui si era risposata e aveva avuto un'altra bambina, Sabrina. La cucina è sempre stata una sua grande passione, fin da quando era in tenera età. Ha dichiarato infatti di aver imparato a cucinare da bambina, ispirata da sua mamma e sua nonna, entrambe ottime cuoche. Da grande amante del cibo, uno degli aspetti che l'ha entusiasmata del suo trasferimento nel nostro paese, era proprio la possibilità di vivere in un luogo in cui si mangia benissimo, e poter così coniugare il cibo marocchino con quello italiano. Durante la sua partecipazione a MasterChef Italia, una delle caratteristiche che l'hanno messa in risalto è stata la sua emotività. Rachida si è lasciata andare più volte alle lacrime, scatenando così anche le ironie del web. Lei stessa aveva ammesso in seguito che di solito, nella vita quotidiana, esibiva un carattere più forte, ma durante la trasmissione, se sapeva di non aver seguito alla perfezione uno dei consigli degli chef, si era lasciata prendere dallo sconforto. A conferma del fatto che i talent ormai servono spesso a far nascere nuovi personaggi televisivi, la popolarità che le ha portato il programma di cucina è stata tale che, dopo la sua conclusione, Rachida è diventata una concorrente dell'Isola dei Famosi. Ha partecipato al reality nel 2015, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. Non ha vinto nemmeno in quell'occasione, che ha abbandonato nel corso della sesta settimana. Quell'edizione si è poi conclusa con la vittoria delle Donatella. Ma durante la partecipazione ha stretto amicizia, tra i naufraghi, in particolar modo con Rocco Siffredi, mentre ha avuto discussioni con altri concorrenti, che spesso rimproverava. Anche sulle spiagge dell'Honduras è stata protagonista di un momento di forte emozione, quando ha ricevuto la visita a sorpresa di sua figlia, e la commozione per Rachida è stata tale che, dopo averla vista, è svenuta. Sempre seguendo il consiglio di sua figlia, la donna ha scelto di non spogliarsi durante il programma, finendo così per abbandonare l'isola. Concluse le sue esperienze televisive. Cosa è successo nella vita di Rachida Carrati? Di lei sappiamo che si è, almeno momentaneamente, allontanata dai riflettori, tornando a vivere a Sorisole, nella provincia di Bergamo.
Si era detto che volesse aprire un ristorante marocchino in Italia o, alternativamente, un ristorante italiano nel suo paese d'origine, ma non c'è la conferma che questo sia effettivamente accaduto. Di sicuro, però, l'aspirante chef ha continuato, per un certo periodo, a pubblicare sul suo profilo Instagram foto che ritraggono piatti preparati da lei in casa, continuando così a coniugare la cucina della sua infanzia con i sapori nostrani. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.